Benvenute E benvenuti. in questo nuovo episodio di Let's Talk, Talk about. il sol dell'avvenire. Quindi non parleremo di psicologia sul set, ma vi parleremo di un film, appunto il sol dell'avvenire, che ci è piaciuto molto perché secondo noi è un'espressione effettivamente di resilienza creativa. E che c'entra Che Aretha c'entra? Franklin? Perché è presente nel film, la canzone di Aretha Franklin è presente nel film, che ha una colonna sonora molto molto particolare. Molto bella. E perché vi parliamo del Sole dell'Avvenire? Perché ve lo consigliamo? Allora, intanto, di cosa parla il Sole dell'Avvenire? Se ancora non lo sapete, lo conoscete, anzi, ti dico, ti rivelo qualcosa. Sono andata a vedere senza aver visto il trailer. Quindi io sono andata senza sapere di cosa Sai che parlasse. anche io avevo, ho fatto, solo che avevo visto, io non ho la televisione a casa, però ero a casa di mia madre e Fabio Fazio, che programma fa Fabio Fazio? Vabbè, comunque, Tempo che avete, fa? che tempo che fa, aveva invitato Moretti a parlarne e in quell'occasione avevo pensato, no, non lo vedrò mai. Quindi non è funzionata la No, non ha promozione. funzionato, perché così estrapolato secondo me non funzionava. Invece però, dato che tante persone mi hanno proprio detto è fichissimo, devi andarlo a vedere, me l'hanno consigliato, anche persone che non amano particolarmente Moretti, mi sono incoraggiato, ho detto vabbè dai, andiamo a vederlo, anche perché se tutti parlano bene di un film italiano, cosa che è piuttosto rara, ci sarà qualcosa di Hai voluto buono. seguire i consigli, vedi, a volte il passaparola è la migliore pubblicità, alla fine. Esatto. Quindi anch'io, spinta dalla cosa, vediamo finalmente, riusciamo a trovare un film italiano che mi possa coinvolgere. E sono andata e non ho neanche visto il 3. Volevo essere così, zero aspettative, così non vengono tradite. E devo dire che le zero aspettative hanno superato i miei, forse, pregiudizi, non so, però effettivamente è un film italiano che mi è piaciuto. Molto lineare, molto semplice, perché racconta la storia di questo regista alle prese con il suo film. Dopo 5 anni, ogni 5 anni a quanto pare, Sì, insomma, lui fa un film. si capisce che è un regista, che poi in realtà corrisponde un po' a È Moretti, il suo è il alter suo alter ego, si capisce che è comunque un regista con una lunga carriera, una grande fama, si capisce questo, ego. Sì. ed è molto divertente come personaggio, perché noi seguiamo effettivamente questo regista attraverso tutto il processo creativo, è proprio il momento in cui va nel set e gira il film. Ovviamente a questo si legano le relazioni che il regista stesso ha con la moglie e la figlia, di cui non approfondiremo troppo i dettagli, proprio perché vogliamo che insomma lo possiate andare a vedere, però è molto interessante perché da un lato appunto si vede, si può dire che questo è un film sull'estro creativo e come l'estro creativo in qualche modo viene influenzato da quello che lo circonda e anche quello che l'estro creativo in questo momento storico ha bisogno di dire al mondo. E allo stesso tempo invece è anche un viaggio di un personaggio che deve affrontare un cambiamento nella sua vita. Sì, è molto interessante. Io mi immagino già Moretti quando ha detto: Ok, di cosa parlerò in questo film? In realtà riesce a parlare più o meno su vari livelli. Uno, ovviamente, da autore, dice: Parlo di me stesso, ed Sì. effettivamente il regista è il suo alter ego. Però parlo anche del mondo del cinema adesso e anche una riflessione sulla società, ovvero ci chiediamo mentre guardiamo il film. Che senso ha adesso il cinema, quello che vediamo? E ci stavamo chiedendo, ma è un film per appassionati di cinema? In realtà no, perché poi noi siamo bombardati da video, da film, serie, quindi nel nostro piccolo in realtà siamo tutti un po' appassionati di cinema.
Ed è bella la riflessione che fa su alcuni schemi, alcune ripetizioni ormai che sono dettati anche dallo streaming, ad esempio, e alcune delle ripetizioni che forse stanno un po' impoverendo il cinema. Sì, è molto interessante perché lui proprio si pone delle domande che in qualche modo lui aspira, secondo me, mentre lo si vede un po' si intuisce che lo stesso spettatore, la stessa spettatrice si faccia. Cioè, è davvero giusto che, per esempio, sui grandi canali di streaming, ma che in generale nelle sale vadano dei prodotti che siano preconfezionato secondo determinati dettami che sono dovuti a dei meccanismi ben precisi, cioè fa molto ridere effettivamente la scena quando va da Netflix e cioè, ci sono i produttori di Netflix che ripetono come un disco rotto: noi andiamo in 190 paesi, noi andiamo in 190 paesi, noi abbiamo un pubblico di 190 paesi, ma allo stesso tempo proprio suggeriscono che devono accadere tecnicamente delle cose all'interno della sceneggiatura del film perché altrimenti il pubblico si annoia. Ora, e quindi salta il film, va in un'altra direzione. Ora, chiunque ama un po' il cinema in generale, o comunque anche la serialità di un certo tipo, sa perfettamente che seguire pedissequamente certi dettami tecnici non hanno portato da nessuna parte, mentre il tradire certe appunto certi dettagli, certe appunto al minuto 10 ci deve essere il turning point, in qualche modo invece ha portato anche a delle vere e proprie rivoluzioni cinematografiche. E quindi lui si pone questi interrogativi che poi sono anche gli stessi che io mi pongo quando vedo un prodotto come Mercoledì Adams, per esempio. Cioè io mi chiedevo, ma è tutto talmente preconfezionato? Già sai cosa accadrà, Sì, insomma. non avevo nessun dubbio, era tutto così pa pa pa, e mi chiedevo, ma perché devo vederlo? Cioè sì, va bene, ha successo, ma domani me lo dimentico. Certo. Infatti, forse quello che ci vuole dire è che i film si devono discostare dalla serialità, perché la serialità è fatta appositamente perché tu voglia vedere gli altri episodi, andare avanti, essere comunque affezionato. I film, in realtà, in un concentrato di 2 ore, in realtà possono essere anche delle riflessioni, anche un flusso, un po' come è nel caso del film appunto di Moretti, Il Sol dell'Avvenire, che già ti vuole dire cosa avverrà nel futuro. In realtà possono essere una riflessione su quello che stiamo vivendo, dove forse andremo. No, Esatto. mettere anche dei punti di domanda, perché in realtà poi alla fine ci troviamo un po' a vivere senza interrogarci molto su cosa sta accadendo, quindi dove andremo. È un po' lui, ingenuamente, il nostro protagonista, fa questo, come ad esempio quando di fronte a una scena che non gira lui, ma un altro giovane regista di violenza, c'è cioè l'ennesima esecuzione, lui ferma tutto il film per riflettere su quella scena. Forse si Sulla dice banalità della violenza di quella esatto. scena. Perché effettivamente ormai c'è poco, forse, riflessione su cosa vuole raccontarci un film, su come il film può condizionare chi guarda. Quindi è molto, molto interessante a questi livelli anche pensare che noi qualsiasi cosa vediamo ne siamo condizionati. Quindi anche ci spinge a guardare le cose con una maggiore consapevolezza. Una maggiore criticità, anzi, un maggiore spirito critico. Io non credo che lo limiti al cinema, io credo che questo discorso, questi interrogativi se li ponga anche per quanto riguarda le serie TV. Probabilmente ha visto una quantità di film e serie TV anche su Netflix, che se ne dica infinita, perché è molto consapevole, per esempio, del cinema coreano quindi, che sta spopolando in questo ultimo periodo. Infatti, i coreani sono presenti nel film. E quindi è molto interessante, però appunto si pone da un punto di vista che in un momento come questo, in cui fondamentalmente tutto quel che riguarda l'industria dello spettacolo ha il solo obiettivo di vendere, ci riporta indietro a riflettere come invece comunque si tratta di un'arte, cioè comunque il cinema è sempre stato definito la settima arte. E un motivo per cui si è fatto cinema è quello di raccontare attraverso immagini, ma quando
Quando tu racconti attraverso le immagini, non racconti solo una trama, ma esprimi anche dei concetti. E questo, secondo me, per lui è molto importante. Ed è bello vederlo perché effettivamente poi, proprio in quella scena di violenza, fa l'esempio di un altro film di Kieslowski in cui c'è una scena di violenza così atroce, così prolungata, così strana, così difficile, che oggettivamente tu quando la finisci di vedere non vuoi assolutamente mai più commettere un omicidio. Ti Invece, allontana dalla violenza. esatto, è molto interessante proprio anche come ragiona sul gesto. Cioè, è facile, appunto, una pistola, pa, fatto, quindi non è difficile. E che è un po' quello che invece succede in Squid Game, che in Squid Game è difficile la violenza, se ci Certo. pensi. Sì. Riflessione mia personale. Sì. Ma è interessante, ecco, perché il film non solo mescola queste riflessioni, ti spinge quindi e ti invoglia anche a riflettere su queste cose apparentemente semplici, però anche mette l'ironia, che è quella secondo me che comunque trascina e ti spinge a guardare tutto il film, quindi non è una cosa, diciamo, pesante, riflessioni, Kieslowski, insomma, No, è infatti. ironico. Poi il personaggio, devo dire, è un personaggio molto, mi ha ricordato un po' Woody Allen, un po' così sui generis, Surreale surreale ma bello. ma bello, e quindi mescola ironia, ma anche c'è molto un aspetto onirico, perché lui in realtà, questo nostro protagonista che seguiamo, non solo sta facendo il film, e quindi mescoliamo il piano reale col piano cinematografico, perché nel frattempo vediamo cosa lui sta realizzando, ma anche il fatto che lui sogna già un prossimo film, questi due fidanzati, no? Con la musica italiana, appunto abbiamo detto che è la colonna sonora che poi accompagna tutto il film. E che è molto, molto bella da seguire. Quindi sono tre film in uno, Tre film in davvero. uno che riflettono sul cinema, ma vi assicuriamo con estrema non solo ironia, ma autoironia, che è ancora più, una qualità ancora più interessante in un autore, perché è rara, molto rara. Anche Moretti ogni tanto l'ha persa. Invece in questa occasione c'è ed è veramente qualcosa che ti spinge a ragionare senza nessuna fatica, perché tu ragioni insieme a lui e fondamentalmente lo segui. E in qualche modo questo personaggio strano, disagiato, particolare, alla fine ti rivela delle cose con una semplicità, per quanto abbia un eloquio iperintellettuale, eccetera, eccetera, ma con una semplicità incredibile, perché a un certo punto, seguendo il suo percorso, arrivi a capire cosa vuole dire. E quindi ecco perché Ve lo vogliamo. Esatto, perché consigliamo. ci sembra un esempio di resilienza creativa, cioè utilizzare un'opera d'arte per fare Riflettere. riflettere, ma soprattutto per fare resistenza. E se lo vedete capirete proprio perché mi riferisco alla resistenza, perché c'è anche un riferimento ovviamente al Partito Comunista, a cui lui ovviamente è risaputo tiene particolarmente. E niente, Detto detto ciò. ciò, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo appuntamento. Fateci sapere se lo vedrete, se l'avete visto e cosa ne pensate. Ciao! Ciao! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.